Nuova puntata di servizio a domicilio, caro Gianluca, sei tornato in auge in quello che è il tuo ruolo, cioè il mio compagno di viaggio nei nostri giri per Avellino e provincia. La scorsa settimana tu non c'eri, però io mi dimentico sempre la cosa principale da fare in apertura. 0825 31 399, redazione @primatv.it per le vostre segnalazioni. E vi dico ancora una volta, fatele le vostre segnalazioni, perché oggi servizio a domicilio fa un'altra di quelle sue belle puntate dedicate alle segnalazioni che vanno a buon fine. La scorsa settimana, dicevo, Gianluca, tu non c'eri, c'era il buon Andreino, con il quale siamo venuti qui in via Nazionale Torrette a Mercogliano. Perché siamo venuti qui? Perché c'era un problema che, come potete già vedere, i più attenti già lo hanno visto, questo problema non c'è più. Siamo venuti qui per documentare... signorina, non va bene guidare con il cellulare, Non facciamo i vigili adesso. Salve, buongiorno. Perché? Perché la scorsa settimana il problema era che questa strada era smolta, era grigia. Dice, questa strada la scorsa settimana era smorta, era grigia. Ora invece, chiedo al buon Alfonso, che è il montatore per eccellenza di questa trasmissione, riesce a farmi la magia che mi sdoppi, cioè mi metti a metà schermo, mi metti qua ci sono io oggi e a fianco mi metti me la settimana scorsa e anche la strada la settimana scorsa, per far vedere. Gianluca, fai vedere che hanno fatto, signori, la segnaletica, la hanno fatta, la naturalmente mica ci prendiamo i meriti, diciamo che siamo stati fortunati la scorsa settimana nel venire qui a via Nazionale Torrette, palesare al mondo intero questo disservizio, questa mancanza di strisce, e siamo stati fortunati che proprio giusto una settimana dopo hanno iniziato i lavori per fare queste strisce. Non so se tu da qui riesci a riprendermi laggiù i lampeggianti, li riesci a vedere? In pratica laggiù dove ci sono i lampeggianti ci sono le pattuglie dei vigili urbani della Polizia Municipale di Mercogliano, perché vede, si può capire anche dal traffico, perché stanno proprio facendo in questo momento, now, live, stanno facendo queste strisce. E in questo momento, vedi, io l'altra volta, caro Gianluca, poi torna, l'altra volta io mi sono fermato su questi cartelli qua, vedi, delle strisce pedonali, le vedi? Vedi questi cartelli delle strisce pedonali? Ebbene, tu mi dici, come, non le hanno fatte? Però, signori, diamo il tempo al tempo. Abbiamo visto che stanno laggiù, tra poco arrivano anche qui e finiranno anche qui di fare... Attenzione all'ambalanza, passando. Vedi, bravi, fatevi da parte. Fate passare l'ambulanza. Bravissimi, che brava gente, che brava. Vedi, quindi è finito anche tutto il Far West che c'era prima qui, perché la scorsa settimana tutte queste strisce qua... Salve. Prego. Buongiorno. No, ha vinto Zucco Gabbani. Sei Scarma. Ah, sì. È il vincitore di Sanremo. Lui non la conosce la canzone, me la canta. Canta di Nirvana. Ma è quello della scimmia nuda balla. Sì, nuda balla. Complimenti. Bravissimo. Buona giornata. Abbiamo fatto anche questa parentesi musicale dedicata al Festival della Canzone Italiana di Sanremo Occidentali Scarma. L'amico ci ha ricordato il vincitore e mi fa piacere aprire anche... Anzi, Alfonso, vai, ti ho dato già anche la canzone da metterci sotto questa puntata di servizio a domicilio. Però dicevo, la scorsa settimana c'era il Far West, qui c'era il Far West, caro Gianluca, perché giustamente queste strisce non c'erano e quindi ognuno si sentiva libero di poter fare cosa cavolo voleva. Ora, lo ripeto, è solo un caso che subito dopo che è venuto servizio a domicilio le hanno messe le strisce, però
hanno fatto tutta la segnaletica che si doveva fare e quindi ora non vi potete lamentare più, voi che mi avete fatto la segnalazione, non vi potete lamentare più, perché avete fatto la segnalazione, siamo venuti a constatare che era pericolosissima questa strada. Ora però, come potete vedere, guarda che bella striscia bianca, guarda che bella striscia bianca, limpida, candida, nuova, lavata, lavatissima. Ora Gianluca, sai che facciamo? Dopo aver fatto vedere questa buona notizia con servizio a domicilio, ci spostiamo da un'altra parte per farne vedere un'altra. Tu hai visto qua come è tutto bianco? Ti porto da un'altra parte e ti sorprenderò, perché giustamente noi Forza Avellino, Forza Lupi, Forza Avellino, cosa si abbina al bianco? Il verde. Quindi adesso andiamo in una zona verde. Andiamo. E allora, caro Gianluca, come ti ho detto, il bianco fa coppia in questi giorni che l'amore è nel cielo, love is in the air, per San Valentino. Il bianco fa coppia con il verde, ed eccolo qui. Non so se vi ricordate che un po' di tempo fa sono stato qui in via Palatucci per vedere e documentare a che punto stava questa... in questa zona che sta riprendendo vita, diciamolo, anche alla luce proprio di questi lavori. Praticamente, se ti dico la verità, se qui non ci fosse stato scritto Città di Avellino, lo hanno anche scritto Città di Avellino, addirittura benvenuti, io non è che ti posso assicurare che avrei capito che stavamo ad Avellino, perché qua veramente non pare, come si suol dire. E devo dire, siamo stati qui, abbiamo fatto vedere i problemi che c'erano. Vabbè, la strada di là è ancora chiusa, però ci stiamo arrivando. Anche per l'apertura definitiva della strada ci stiamo arrivando. Però qui, ti ricordi che io avevo delle serie difficoltà per capire ma io devo camminare a destra o a sinistra? Le mie difficoltà da pedone sono a destra o a sinistra. Ora io pedone devo camminare di qua. Vabbè, questo era palese, però hanno fatto qualcosa di bellissimo. Hanno fatto la bandiera a scacchi qui, per dire qua c'è la partenza per chi va di là e qua c'è l'arrivo per chi va di là. Quindi hanno fatto qualcosa di bellissimo. E mi piace anche sottolineare le cose belle che fanno in questa città. Continuiamo. Io parto da qua, parto. Anche se non sono una bicicletta, ma sono un uomo, un umano. Vado? Pronti, partenza, via, partiti. No? Se andiamo di qua, perché si ferma qui il verde, perché hanno detto, vabbè, uno poi lo capisce, voglio dire, che poi continua. Non è che deve seguire per forza il verde, però vedi, hanno fatto anche la segnaletica qui a terra per dividere le due corsie. C'è chi sale, c'è chi scende. C'è chi sale, c'è chi scende. Vedi, è quello che non c'era l'altra volta. Anche, vedi, le panchine. Le panchine. I cestini. Stanno facendo un bel lavoro. Fatto bene, caro Gianluca. Però. C'è sempre un però. E come in tutte le città, in tutte le comunità, c'è il buono e il non buono. Ci dobbiamo spostare, al di là di questa bella rotonda che adesso l'hanno anche ripulita, hanno tagliato l'erba, un po' più nel complesso, tutto molto bello, direbbe come sempre Bruno Pizzo. Se però ci spostiamo dall'altra parte della rotonda, c'è qualcosa che non va? È certo che c'è qualcosa che non va. Andiamo, e io però ho fatto infrazione, anche tu devi stare da quest'altro lato, devi venire di qua, perché se vieni una bicicletta ha tutto il diritto di buttarti sotto, anzi perché dobbiamo metterci proprio di qua fuori, cioè qua tu puoi camminare dove vuoi, qua se siamo liberi, là rischiamo, andiamo di là. E quindi, caro Gianluca, come detto, c'è sempre la magagna, perché qua sta diventando proprio
un gioiellino con la pista ciclabile, il bianco, il verde, la rotonda con l'erba tagliata, tutto molto bello, i lampioni, le panchine, i cestini, i lampioni, l'ho già detto ma lo ridico, i lampioni, perché il problema a sud-est di qua, è proprio questo, mostra questa strada, il problema qui sono i lampioni, perché tu mi dirai? Naturalmente tu mi dici, la pista ciclabile qua finisce, ma il problema non è la pista ciclabile, caro Giolino, il problema qua è lo spazio. Tu dici per cosa? Per coloro che ci hanno fatto la segnalazione di questo disservizio, di questa cosa fatta male, no? I disabili. Le persone con la carrozzina, come fanno a passare qui? Ma vieni, perché voi qua, cioè qua sicuro non ci può passare, perché vi fa, guarda, faccio sempre la solita, che questo vale qualsiasi cosa, la misura del mio piede, no? Qua ci sono uno, due piedi e un terzo, no? E come ci passa una carrozzina qui? Anche se gli stessi passeggini, cioè devono passare così i passeggini, i genitori che, no? Andiamo di qua, anche di qua, perché non è che tu dici vabbè solo qui, no, è mica solo qui, è tutto qua, no? Perché su questa strada già il marciapiede è quello che è, che facciamo sempre anche la misura del marciapiede. 1, 2, 3, sono quattro piedi il marciapiede, no? Marciapiede di quattro piedi. E tu mi metti, no, avete fatto adesso i lavori, li avete finiti adesso, mi piazzi questo lampione in mezzo, perché già vedi, guarda, io prendo ad esame la linea bianca, girati e riprendimi la linea bianca dove stavamo prima con quel lampione, guarda la distanza tra il lampione, la linea bianca e il muretto, qui si è addirittura ristretto, qua c'è ancora meno spazio, se là erano tre piedi e un poco, qua sono non arrivo neanche con due piedi, pieni, vedi? Quindi qua si è ancora di più ristretto lo spazio, e quindi se già là c'è la difficoltà per i disabili, per i passeggini, per le carrozzine, qui non ne parliamo proprio, qui non c'è spazio da nessuna parte, né da una parte né dall'altra, e anche la stessa cosa è anche per quell'altra zona, anche lì c'è il lampione alla stessa distanza dalla linea bianca e dal muretto, e quindi c'è problema. Insomma, è abbastanza evidente che anche i sindaci parlano a sproposito. Anche perché, no? Tu dici, vabbè, arrivi qua, scendi, no? Dice scendi e lo eviti, già è una cosa che è fuori dal mondo, no? Che io sto camminando sul marciapiede e poi devo scendere per poi risalire. Ma come vedi, qui hanno fatto giustamente degli ottimi parcheggi. E io come faccio a scendere e a risalire? Cioè, scendo e vado nella macchina. Soprattutto tu dici, perché c'è il pensiero per i disabili, l'hanno fatto già lì. Cioè non è che dici non ci hanno proprio pensato, quindi ti faccio vedere perché. Cioè il pensiero ai disabili c'è stato anche qua, no? C'è questa centralina qua. Che cosa vi devo dire di più? È un commento, arrivederci. Che cosa vi devo dire? Perché il pensiero per i disabili c'è stato, perché qui la rampa è stata fatta. È stata fatta male, che c'è ancora un minimo di scalino, ma va bene. Cioè la rampa qui è stata fatta, quindi il pensiero per i disabili, per i passeggini e quant'altro c'è stato. Cioè che almeno può salire. Eh sì, ma ditemi voi, ma una volta che è salito, dove va? Dove? Anche dall'altra parte, perché continua anche di qua. Che giustamente anche di qua c'è la rampa. Anche qua c'è la rampa. Qua però, vedi, lo spazio c'è. Qui lo spazio c'è. Voglio dire, è uno spazio adeguato. Però, arrivati qui, arrivati dall'altra parte, si devono necessariamente fermare. O quantomeno uno mi dovrebbe dire che i disabili e
le famiglie con le carrozzine devono attraversare, cioè da questa parte qui non ci possono stare. Allora mi dovete dire devi andare solo di là, perché dall'altra parte lampioni non ce ne sono e si può tranquillamente passare. Guarda quanto è largo lì quel marciapiede. E però che significa? Che abbiamo fatto i marciapiedi per i disabili e i marciapiedi per i normalmente dotati, come devo dire. I marciapiedi per le famiglie e i marciapiedi per i single, i marciapiedi per le coppiette, sempre per rimanere in tema Love is in the air, e i marciapiedi per i single. E può essere che hanno fatto una cosa del genere. Giustamente hanno fatto tutte queste divisioni tra biciclette e pedoni, hanno fatto anche i marciapiedi divisibili. Però c'è qualcosa che non torna. Che succede, ragazzo? C'è qualcosa che francamente non mi torna. Allora, caro Gianluca, chiudiamo questa puntata di servizio a domicilio. Abbiamo fatto vedere queste belle zone, no? Siamo stati a Via Nazionale Torrette, dove non c'erano le strisce e le strisce le ho portate io. Una strada che era grigia, che era smorta, ho fatto fare una bella passata di bianco, le strisce di bianco ad Avellino, anzi non scusate, le strisce di bianco a Via Nazionale Torrette le ho portate io, chiaro, io le ho portate. Bellissimo, grandissima soddisfazione per il capitano che si inchina al pubblico, tutti in piedi per lui, è una scena meravigliosa che... Per quanto riguarda invece, come abbiamo detto, le coppie, tutto bello perché il bianco va col verde, anche qui in Via Palatucci hanno fatto una bella pittata di verde lì all'inizio per la pista ciclabile, tutto molto bello, gioiellino, panchina, lampioni, il problema qui è lampioni, quindi andiamo a chiudere dove c'è il problema. Quindi abbiamo fatto vedere che si fanno le cose, si fanno anche in modo buono, però mi fai la rampa per disabili e poi il disabile si deve arrangiare, sale qua sopra, arriva qui e non può fare più niente, no? Anche qui, no? Anche qui voglio chiudere con quest'altra chicca. Vieni qua, scusami Gianluca, li sto facendo un po' esaurire con quest'altra chicca, no? Se come dicevo io, no? Che il disabile poteva attraversare la strada per andare nel marciapiede più ampio, come fa a scendere qua? Cioè deve scendere qua, fare il giro di qua. Può anche attraversare la strada, attenzione, perché io attraverso, guarda, sto attraversando. Però una volta che arriva qua, una volta che arriva da quest'altro lato, come fa a salire? Vedi? Qua la rampa non l'hanno fatta, quindi non è pensato questo marciapiede per fare quello che dicevo io. Cioè, hanno fatto, sì, noi la facciamo, poi si arrangiano. E purtroppo è così. Purtroppo è così e questa cosa non va bene. Non va bene, caro Gianluca, questa cosa. La denunciamo e la condanniamo con forza. Ecco qui, hai visto anche che bel... Ti rifaccio un passo, te lo rifaccio. Guarda. Op, hai visto? Quindi anche qui ci hanno fatto la segnalazione, perché bravi. Cioè, qua dovrebbero rifare di nuovo tutto il marciapiede, per intenderci. Vediamo se lo fanno. Ho i miei dubbi. Detto questo, 0825 31 399, relazione chioccia primatv.it per le vostre segnalazioni. Ho detto bene, relazione chioccioprimatv.it, 0825 31 399 per le vostre segnalazioni, www.primatv.it invece il sito internet per rivedere tutte le puntate di servizio a domicilio. Love is in the air. Però, caro Alfonso, ti ho già detto quale canzone devi usare. Abbiamo anche avuto il nostro cantante che l'ha cantata solo ed esclusivamente per noi. Quindi chiudiamo con il vincitore di Sanremo, Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale.